odio con e poi un po' di cose volevo dire. C'è un po', una cosa soprattutto, devo dire che è un po' che non si parla di Inter. E devo, non, io, no, in questo periodo so che si sono messi a posto, io sono mancato, e allora hanno trovato il modo per non essere più citati, più citati. Non so quanti interisti siano in sala, li saluto tutti. Ah, premetto, sarà in edicolo dalla prossima settimana la videocassetta del primo tempo di Milan-Inter, che loro vogliono fare, sì. E sarà, è una chicca, grande momento con il backstage, con il backstage dell'intervallo, con tutte le prese per il culo di quelli dell'Inter a quelli del Milan, e poi, poi come comincia il secondo tempo parto di tiro di coda. È molto bello sentire. Ma a lei piace il calcio? Sì, mi piace. Che squadra tiene? L'Inter. Ma non ha detto che le piace il calcio. Sa che oggi, prima di venire qua, sono passato in edicola. Guardi cosa ho comprato. Ta-tan! Le figurine dei calciatori. Sa che me ne manca una per finire l'album. Madonna, speriamo che ci sia. Poi io apro, che Dio me la mandi buona. Guardi, le sono molto vicino. Grazie. Questa ce l'ho, questa ce l'ho, questa ce l'ho, questa ce l'ho. Non c'è! Ehi, non c'è neanche questo pacchetto! Non c'è! Ma porca miseria, sono disperato, non so più dove sbattere la testa. Provi nell'umido. Provi nell'umido. Ma non c'è, ma porca... Una me ne manca. Ma secondo me non la fanno più quella figurina lì. Guardi, secondo me la figurina dello scudetto dell'Inter non la fanno più. Non... Ehi! Per favore, eh? Per favore, per rivederle, devo vedere. Far fare lo spiritoso, viene qua. Questo ce l'ho tre volte. Ma che cosa tre volte? Eh? Via, girare il coltello nel pancreas. Ma vorrei vedere lei, vorrei vedere. Cosa vorrebbe vedere me? Ma mi permetti, sono arrabbiato, caspita. Sono arrabbiato. Poi a novembre ho trovato la figurina di Cooper, l'ho attaccata, la sera apro l'album, era andata via. Ah. L'altro giorno ho trovato quella di Vieri, l'ho attaccata con le puntine, sennò va via anche quella, va via. Basta, per favore. Sì, per non parlare poi degli altri. Basta, lascia basta perdere. Cambia discorso, discorso. Lascia perdere, lo dico io, lascia perdere. Ci dia un bel taglio, va diamoci bene. Un taglio. Va bene, Zac. Zac, mi uccide così, ci dia un taglio, Zac. Porca miseria, ma cosa fa? Cosa faccio? Ma cosa ha fatto? Parlando, va via! Sì, vado via, vado a dare il suo numero di telefono a Materazzi, no. È Franco! Non sapeva l'inglese, chissà dov'era a quest'ora. In Cina. Anzi... Aspetti, aspetti, aspetti! Le ho portato un regalo! Eh sì, visto che non ci vediamo per un po', le ho portato un regalino, vede? So che lei è appassionato di calcio. Guardi che bello, eh? Guardi, guardi che lo scudetto vinto dal Milan quest'anno era il numero 17. Sì, ma è da 16 campionati che non vince l'Inter. Dove sei in questo momento? Lumber, dal dentista. Ma poi esci finalmente dallo studio. Ma vedi i pazienti che ci sono dopo di me. C'è un tifoso della Juve. Quando sorride si vedono i denti un po' bianchi e un po' neri. Poi c'è un tifoso della Roma, quando sorride si vedono i denti gialli e le gengive rosse. Vabbè, e poi c'è un tifoso del Milan, quando sorride si vedono le gengive rosse e i denti un po' neri. E poi c'è un tifoso dell'Inter, ma non si vede bene di che colore siano i denti e le gengive, perché ormai sono molti anni che non sorride più. Lungo, molto più. Te la taglio da questo. Derby, derby. 3-2, din 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 din. 3-2, derby. Ricordi qualcos'altro? Ricordi tre dita di qua e due di là. Derby, Panaria. Lascia fare. Tonti, il caldo è insopportabile. Allora, Tonti, in preda alle allucinazioni. Alle allucinazioni. È difficile, dillo tu. Alle allucinazioni. Fu, fu. Tu lo sbagli mai? Così no. E vede cose impossibili. No, questo è incredibile. Ah, che allucinazione. Cosa vedi? L'Inter che vince lo scudetto. Faccio io, Mattia. No.
Non te posso fare le 8 di mattina hamburger e patatine. Mamma me mena, non ti preoccupare papà, te faccio difendere dal mio Pokémon dell'Inter. E chi è? Sfigaciù. Ci stiamo riprendendo. Please, don't go. Per giocare nell'Inter. Non se ne può più, non se ne può più. Che c'è l'altro? C'è l'altro, tutti e due ci conosciamo. Che numero sei? 312, ora mi ricordo. No, scusami, purtroppo non mi ricordavo, ma stiamo diventando troppi. E questo è niente, si sta esagerando. Ho saputo da voci di saletta che vengono prima delle voci di corridoio che sta arrivando uno stock di nigeriani. Beh, ma pure nigeriani. 84. 84 nigeriani. Stock 84. Ma io dico, ma dove li devono mettere a questi nigeriani? Dice che stanno evacuando la reggia di Caserta e la trasformano a spogliatoio. Ma poi sanno giocare, sanno giocare. Ah, c'è un nigeriano bravissimo che quando segna fa il quadruplo salto mortale e cade in spaccata. E segna spesso? Ha fatto un gol e poi gira con le stampelle, non è che... Ma comunque, dai, io sono preoccupato. Ma che succede? Che succede? Niente, sai. È morto Terminelli. Terminelli? Il reparto centrocampo. E chi ci è arrivato mai a centrocampo? Certo che comunque una morte così all'improvviso mi lascia sgomento. No, è morto 2 anni fa, solo che la società se n'è accorta adesso che mancava. Ah, sì? E come se n'è accorta? Ha telefonato la moglie di Terminelli. La moglie di Terminelli? Sì. La Terminella? A Terminella. Ha telefonato... Dei figli Terminilli. Esatto. Ha parlato col presidente, dice, signor presidente, sono preoccupato perché mio marito è sceso 2 anni fa per andare a comprare uno sfilatino di pane e ancora non è rientrato. Certo. Sono scattate le ricerche, ieri per casa a centrocampo, durante gli allenamenti, abbiamo notato che c'era erba a centrocampo, abbiamo scavato e abbiamo trovato il povero Terminelli. Sepolto. Ma dopo 2 anni, ma come l'hanno riconosciuto che era lui? Ci aveva ancora lo sfilatino di pane sotto l'ascella. Ah, è una vergogna. Il fatto è che siamo noi che non abbiamo attaccamento alla maglia. Ma se non giochiamo mai non sudiamo, se non sudiamo come si deve attaccare sta maglia? Comunque fammene andare che c'ho un comitato di benvenuto, stanno arrivando 8 difensori, 12 centrocampisti, 24 attaccanti. Ma questi ma quando giocheranno mai? No, li usano come pezzi di ricambio, si rompe il ginocchio di un titolare, prendono un ginocchio di questi e lo mettono lì. E dei ginocchi vecchi che ne fanno? Non lo so, però tu per sicurezza a mensa non pigliare le polpette. Vedi per esempio Vieri. Vieri c'ha la coscia di un polacco e il polpaccio di un russo. E il cervello? Quello è un mistero. Ti saluto. Bella Giunta! Capsula! Picchia, ecco dove si nascondono i tifosi dell'Inter. Sembra San Siro.